uomini e donne, Mario Show, ha chiesto a Ida di sceglierlo, vediamo cosa ha risposto la tronista e com'è finita. Punto nella puntata registrata nel giorno di Pasquetta, Mario Cusitore ha scatenato un vero e proprio caos in studio a causa della gelosia. Tutto è cominciato quando Ida Platano ha deciso di portare in esterna solo Pierpaolo, durante la quale, insieme, hanno fatto una videochiamata con una sua amica. L'indiscrezione arriva da Lorenzo Pungaloni nelle sue Instagram Stories. La vicenda avrebbe fatto andare Mario Cusitore su tutte le furie, al punto che si è arrabbiato tantissimo dicendo, come faccio a corteggiare una donna così? Tanto a lasciare lo studio infuriato. Punto dopo la sfuriata ci sarebbe stata una riappacificazione e un gran bel colpo di scena, Ida balla con Pierpaolo, poi decide di uscire anche lei per andare a parlare con Mario, si legge nelle stories di Pungaloni. Lui alla fine rientra chiedendo due sedie al centro dello studio e si dichiara innamorato di Ida, dicendo proprio, mi sono innamorato di te. Punto Mario Cusitore quindi si sarebbe sbilanciato nei confronti della tronista, come non è mai successo prima d'ora, nonostante abbiano vissuto parecchi alti e bassi, litigi e riappacificazioni. La rivelazione del corteggiatore a Ida Platano non ha lasciato indifferente Tina Cipollari che, lo avrebbe attaccato dicendo che non lo vede sincero, come si legge nelle stories di Lorenzo Pungaloni. Alla fine poi, con un ballo, la situazione si placa e lui resta a corteggiare la donna. Uomini e donne, Mario Cusitore e Ida Platano sono senz'altro i veri protagonisti dell'edizione di quest'anno del programma più visto di Maria De Filippi.